colazione di spesa, allora le salsicce con tacchino e pollo, un po' di mortadella, poi l'uva bianca, due provole, una rucola, latte, vino bianco, una Pepsi, birra pelata, un po' di pane e banane. Alla prossima. Lezione di spesa, allora abbiamo preso la cioccolata all'arancia della Perugina, sale fine, crostini dorati, un po' di passate, vino rosso, un Galbani, dei sacchetti per l'indifferenziata, una coca, una birra, poi della Rivella, biscotti alla frutta, poi pai, cornetti al formaggio, Highlander per mio figlio, pellicola e una confezione doppia di caffè Kimbo. Alla prossima. Nuovo spezzone di spesa, sono andata al Lidl e ho preso, allora, per prima cosa le sfogliatine, queste qua, poi abbiamo preso questi bocconcini di semola, questi paninetti piccini, poi lo speck tagliato a dadini, poi ho preso questo mio figlio, poi abbiamo preso un panino tondo e uno ai cereali, poi abbiamo preso questi pomodorini, poi ho preso lo shampoo per mio figlio, Pantene antifurfora, e ho trovato queste due novità di pH Bio Plus, balsamo per capelli secchi e sfibrati, arricchito con olio essenziale di arancio, dolce, limone, estratto di malva e achillea e burro di karité. Vediamo come sarà. E poi ho preso lo shampoo. Questo è per capelli grassi, ma c'era anche quello per capelli normali. Però ho preferito prendere questo. Sempre arricchito con essenziale di arancio, olio essenziale di arancio, dolce, menta, piperita, timo rosso e timo bianco. Vediamo come saranno, poi vi farò sapere. Poi olio, una confezione a 4 di Coca-Cola e una confezione di Ferrarelle. Poi ho preso l'uva bianca, ho preso questo per mio figlio e poi ho preso le mele. La busta di mele, questa qua. Poi abbiamo preso sempre al Lidl questo aperitivo biondo e poi, vabbè, questo altro. Ho trovato queste due piantine, questa qua con il sottovaso, veniva 7 euro, e anche quest'altra, la calatea. Queste due piantine qua, troppo belle. Abbiamo preso la mozzarella, siamo andati a prendere la mozzarella che si trova a Castelvolturno e poi ovviamente come sempre non poteva mancare il nostro provoloncino. Alla prospezione di spesa, allora, della Garofalo abbiamo preso le linguine, poi una confezione di birre Peroni, poi abbiamo preso della mortadella, tortellini al crudo, hamburger Chianina, poi due confezioni di latte, tre confezioni di panna, 2 e 3, una bottiglia di Bov, due besciamella, poi abbiamo preso i formaggini, due confezioni di cacao, uno amaro e uno zuccherato, poi ho preso il cioccolato, queste qua tavolette che devo fare il torrone, poi magari farò il video per con la ricetta, vi farò vedere come lo faccio, poi parmigiano un pezzo intero e
uno un po' grattugiato. Poi abbiamo preso le piadine, abbiamo preso l'emmental, un po' di affettati, tra cui il prosciutto di Praga cotto, lo speck cotto, poi l'arrosto di tacchino, le salsicce, queste qua che voglio farle con la pizza, ma vediamo un attimo le scarole, vediamo un attimo, o con i friarielli, poi una confezione di salame milanese e dello speck. E poi abbiamo preso lo spremiagrumi elettrico. Azione di spesa. Allora abbiamo preso i pomodori, questi qua a datterino, e quelli del pennolo del Vesuvio. Poi abbiamo preso delle zucchine, delle provole, delle albicocche, patate congelate, pesche gialle. Ah, sono pesche, vabbè, pesche gialle. Poi mandarini, banane, una busta di patate congelate. Poi, vabbè, devo fare il torrone e quindi ho preso la crema alle nocciole, cioccolato bianco e mandorle, pane e hamburger. Alla confezione di spesa, allora, Conad, abbiamo preso questi sticker, poi abbiamo preso le castagne, della molisana abbiamo preso le linguine, poi una confezione di birra da 3 della Peroni, una passata, una coca, poi delle mele, un sacchetto di noci, olive bianche, olive nere, poi abbiamo preso il prosciutto di Parma e piadine, poi un colluttorio, gengibre che prendiamo sempre, e i rotoloni Scotex della Wow, poi le tortillas di mais e infine due confezioni di plum cake del Conad. Alla prossima. Nuovo spezzone di spesa. Allora abbiamo preso le gratinati, pacco di farina, vabbè, si è un po' rotto, vabbè, poi una Pepsi, patate fresche, una birra, due bottiglie di latte, una sta qua, una torsa là, una melanzana, farfalle, olio, mele, pezzo di pane e Pepsi, mi sembra di averla fatta vedere, vabbè. Alla prossima. Spezzone di spesa di detersivi. Allora abbiamo preso i sacchetti per l'indifferenziata, in farmacia mi sono ripresa gli integratori per i capelli, secondo ciclo inizio, poi delle spugnette, due confezioni, tovaglioli, due pacchi, due dentifrici di pasta del Capitano, un bicarbonato di sodio purissimo, un Lisofor, una parte di sotto della scopa, poi colluttorio, poi ho preso l'ace spray mousse candeggina, l'isoform a spray sempre, e pura rapid sempre anticaccare, e carta igienica, no, questi sono i rotoloni, vabbè. Alla prossima di spesa. Allora abbiamo preso due confezioni di hamburger, poi abbiamo preso la mortadella e lo speck, due galbani, una confezione doppia di Coca-Cola, una passata Mutti, vino rosso, McCain le patate, poi i funghi e una confezione di fuselli pollo. Alla prossima. Nuovo spezzone di spesa. Allora abbiamo preso due provole, i mandarini, le pere, una zuppa di legumi e cereali, pancetta a cubetti, banane, pomodorini,
il salmone, poi abbiamo preso le uova e i cordon bleu, una birretta e una passata, e in più loro sulla spesa davano una passata in omaggio e gli spaghetti in omaggio, e poi abbiamo preso anche il salmone. Altra spezione di spesa al delfino. Allora, abbiamo preso il minestrone, poi abbiamo preso un po' di vongole e cozze, poi questa pizza che finalmente l'abbiamo ritrovata, della vera l'unica vera napoletana di questa marca, che è super buona veramente, se la trovate da qualche parte io me la consiglio. E ne abbiamo prese 4, che mio figlio ne va matto. Poi gli scagnuzzielli, poi questi sono tipo i fish and croc, poi i gamberoni, bastoncini, un bel pezzo tanto di pesce spada e olive nere. Alla porzione di spesa, allora, abbiamo preso il bon roll dell'Aia, la Nutella, biscotti, galletti del mulino bianco, plum cake, poi la Cirio, abbiamo preso la passata, due Pepsi, una confezione di birra, contorno misto grigliato e spinacine dell'Aia sempre, panna, parmigiano e due scottona. Alla prossima spezione di spesa, allora, abbiamo preso due provole, una melanzana, una panna da cucina e una besciamella, un po' di pomodorini, uva, parmigiano grattugiato e abbiamo preso il ginger e un salamino. Alla prossima spezzone di svuota la spesa, allora, abbiamo preso il petto di pollo, un po' di wurstel, due pacchettini di tortellini al prosciutto crudo della Fini, latte, un po' di vino, poi abbiamo preso il colluttorio, i due pacchetti di assorbenti, uno e due, e poi abbiamo preso i fazzoletti della Tenderly, due confezioni. Alla prossima zona di spesa, allora, abbiamo preso i mandarini, poi latte, poi delle patatine. Queste sono il pomodoro e il basilico. Vino bianco e rosso, i Ferrero Rocher che piacciono a mio figlio, De Mars, poi delle banane, panini per gli hamburger, dei kakis sostanzialmente, poi piadine, questo è lo speck, pesto, due confezioni di crudo, birra, sodio d'ori, un'altra birra e due confezioni di latte. Alla prossima nuova spezzone di spesa, allora, abbiamo preso i cornetti vuoti, della Divella la pasta fresca, questa che sono le casarecce, della Garofalo abbiamo preso le linguine e poi anche quella mista. Poi il pane per i tramezzini, patatine, i panini per gli hamburger, una rucola, latte e lenticchie.
della frutta. Alla prossima. Nuovo spezzone di spesa. Panini freschi, prosciutto, delle Coca-Cola, latte e birra. Nuovo spezzone di spesa. Allora, abbiamo preso un po' di cioccolata fondente al pistacchio della Laga e anche uno all'arancia e cannella. Poi abbiamo preso lo zucchero di canna, le banane, melanzana, pomodorini, questi qua sono quelli classici del pennolo, praticamente, che sono i classici pomodorini napoletani. Poi due provole, mele, un po' di besciamella, infatti eccole qua, due, tre besciamella e una panna, zucchine. Poi abbiamo preso il formaggio di pecora cacio romano, hamburger, pere, zucchine, dei filetti di acciughe, una passata, pomodorini classici e salame milanese. Alla prossima. Ultimo spezzone per quanto riguarda questo video. Allora, abbiamo preso delle ricariche del sapone che abbiamo finito e che vedrete comunque nel video dei finiti beauty. Questo è ottimo, se lo trovate è davvero ottimo, ottimo profumo e igienizza benissimo le mani. Poi i cotton fioc, i fazzoletti e poi abbiamo preso due Intimo Venus, che li avete visti anche nel video finiti precedente, una Pepsi e carta igienica Corona. Al prossimo video, ciao ragazzi.